Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito perché voglio pubblicizzare, sponsorizzare l'attività del mio vicino di casa che è un creatore di bijou, quindi realizza collane, orecchini, bracciali, spille e tanto altro. Vi consiglio subito di andare a visitare il suo profilo di Facebook, che è Handmade Bijou Rigano, dove troverete una galleria molto molto ampia, molto vasta delle sue creazioni. È veramente bravo, lui si chiama Salvatore, lui è molto 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 bravo, seleziona il materiale con molta cura, ha una tecnica di lavorazione molto particolare. Poi vi farò vedere tre creazioni che ho sue, tra cui una mi è stata regalata, grazie Salvo per il regalo, che ho apprezzato molto. Vi lascio anche qui sotto i contatti per chi vuole contattare Salvatore, se c'è qualcuno che vuole chiedere informazioni o può ricommissionargli qualche oggetto. Ve lo consiglio veramente perché è una persona veramente seria, fa spedizioni in tutta Italia, è molto preciso nel suo lavoro, quindi affidatevi ad una persona esperta e io ve ne darò la prova perché vi voglio mostrare tre creazioni che ha realizzato per me. Ragazzi, adesso vi voglio far vedere tre creazioni di Handmade Bijou che ho qua. Due le ho commissionati io e uno mi è stato proprio regalato da lui. Allora, incominciamo con questo bracciale in argento 925 con pietre di angelite, detta anche pietra degli angeli. Vorrei farvi vedere la bellezza di queste pietre, 6 mm di diametro, notare anche il metodo di distanza di queste pietre, ma è veramente impeccabile, non so se si riesce a vedere, ma spero di sì, è veramente una bellezza, bello, bello. Argento 925, veramente bello, se non vi dico balle, vi dico anche qui che c'è il fogliettino, è bracciale angelite 6 mm, argento 925, questo mi piace molto, l'ho già messo un paio di volte ed è veramente bello, è anche leggero, questo è veramente un bel regalo che Salvo mi ha fatto. Salvo, ti ringrazio per avermi fatto questo bel regalino, grazie, grazie, grazie. Poi questo mi sono l'ho commissionato io a Salvo perché mi ero innamorato di una pietra, anzi di una pietra, di un osso intarsiato in modo molto particolare. Il bracciale è sempre un bracciale, questo è un bracciale in osso di yak intagliato a mano a teschio, voglio farvelo vedere, vedete che belli. Un po' macabro, però vedete la bellezza di questo osso. Che mi ha spiegato Salvo, sono le falangette degli yak, questa parte di dito. È come ho detto, bracciale in osso di yak intagliato a mano a teschio con pezzi di ametista, questa è ametista. Vedete qua che belli i riflessi che fa questo viola, bellissimo. E qua mi ha messo anche una rudasca, che è una bacca indiana. Molto molto bella, ragazzi, molto bella, mi sta anche molto molto bene. È un po' elastica, quindi si adatta perfettamente al mio polso. Veramente, veramente bella. Qua abbiamo una pallina di argento per chiudere tutto. Veramente, 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 veramente bello. Questo l'ho commissionato io perché lo volevo. E adesso passiamo, ragazzi, al pezzo forte. Allora, io volevo un qualcosa di veramente particolare per mia madre che a fine dicembre ha fatto gli anni e Salvo mi ha consigliato un bracciale davvero spettacolare. Allora, questa è la sua scatolina. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccolo qua. Allora,
Eccolo qua, ragazzi. Questo è un bracciale con perle di fiume e argento 925. Guardate che belle queste pietre. Sono particolari, non sono tonde, sono particolari, molto molto belle. Spero che voi riusciate a vedere la bellezza, la lucentezza di queste perle, che sono veramente belle. E qui abbiamo due anellini di argento 925. Pezzo unico, ragazzi, questo è un pezzo unico. Ovviamente Salvatore fa solo pezzi unici. Quindi se avete qualche richiesta un po' particolare, Salvo cercherà in qualche modo di accontentarvi. E anche qua vi faccio vedere che cosa è. Bracciale 925, perle di fiume. Veramente, veramente bello. Bello, bello veramente. Mi raccomando, ragazzi, andate a visitare il suo profilo Facebook, perché lui ha un profilo Facebook che vi metto qui sotto il link in descrizione, ma ve l'avevo già detto. E niente, questi erano i bijou che io ho commissionato a Salvatore, e devo dire che è veramente veramente bravo. Ed ora, ragazzi, un video interessante. Salvo ci dirà come riconoscere la vera ambra. Allora, Salvo vi fa vedere come riconoscere la vera ambra con una luce UV, giusto? Sì, UV, UV. Guardate, si punta su ed è luminosa. Diventa fluorescente. Fluorescente. È bellissima. Se vuoi ti faccio vedere anche un bracciale così. Va bene. Questo è un bracciale fatto con le pietre di ambra, più piccoline. Come sempre, luce UV sopra, e guardate quanto è fluorescente. È davvero una sciccheria. Proprio bello, 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 bello. E non è tutto, ragazzi. Adesso vi farò vedere qualche sua creazione molto, molto bella. Ragazzi, queste erano le creazioni del mio vicino di casa, Salvatore. Spero che vi siano piaciute. Mettete un bel mi piace a questo video. Per chi fosse interessato per qualche gioiello o commissione, contatta direttamente Salvatore. Vi lascio i contatti qui sotto nella descrizione. Con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo prestissimo. Un bacio, ciao!